Ciao, benvenuti in questa seconda parte del mio tutorial sul Cloth Simulation, spiegato semplicemente per tutti i blenderisti. Oggi vi parlerò di stiffness e damping, cosa vogliono dire e come si comportano in una simulazione. Quindi prendete carta e penna perché dopo la sigla inizia il mio tutorial. Buona visione! Bene, eccoci qua, ho riaperto il mio file dell'ultima volta, quello con la sfera e il plane. Come vi ho anticipato nell'introduzione, oggi vi parlerò dello stiffness e del damping. Vediamo subito il primo, lo stiffness, cosa vuol dire? È la rigidità, quindi Blender riuscirà a calcolare la rigidità del tessuto che noi abbiamo scelto per la nostra sfera, quindi quanto dovrà essere rigido in base all'animazione, in base alla simulazione e via dicendo, facendo tutta una serie di calcoli già preimpostati. Allora, sotto stiffness troviamo tension, compression, shear e bending. Cosa vogliono dire? Tension è abbastanza facile da intuire, vuol dire tensione, compression, compressione, shear vuol dire distorsione e bending, flessione. Quindi calcolerà tutti questi parametri Blender in base al tessuto che abbiamo scelto. Vi dico già che sono dati preimpostati che io difficilmente vado a ritoccare, anzi quasi mai. Potete vedere che se cambiate tessuto cambiano anche questi dati, quindi vediamo come si comportano in scena. Io ho scelto il cotone per la mia sfera, ve lo ricordo dal file precedente, quindi ho determinati parametri preimpostati. La tensione, che cos'è la tensione del materiale? La tensione è come reagisce il tessuto in base alla simulazione che gli abbiamo dato. La palla può rimbalzare oppure può essere anche che mettiamo in scena una tovaglia che deve adagiarsi su un tavolo. Dipende da quello che vogliamo fare, appunto. E Blender ha questi dati per cui lo calcola in automatico. Che cos'è la tensione? Nello specifico è quanto resiste il materiale allo stiramento. La tensione di un materiale in movimento è una forza esercitata su una unità di superficie, ma può essere anche una forza che esercita un materiale di un oggetto a contatto con il materiale di un altro oggetto, in questo caso la palla che va a sbattere contro il plane. Per il cotone è impostato a 15, 15, 5 e 0,5. Io per curiosità e per divertimento sono andata a cercare in internet la formula della tensione. Ora non dobbiamo conoscere tutte queste cose particolari per forza di cose, giusto per informazione perché mi sembrava doveroso nel tutorial anche spiegare queste cose particolari. Io sono andata a cercare in internet la formula per calcolare la tensione e mi sono divertita. Posso dire che io ho trovato due formule. Una è la formula di Hook che sto scrivendo adesso a video e un'altra è una formula a tensione meccanica. Giusto per curiosità, come si calcola la tensione in base a questa formula? F uguale K. F è la forza. K è la costante elastica e X equivale allo spostamento del nostro tessuto, lo spostamento dell'oggetto. Per curiosità, se avete voglia, andate su internet a vedere cosa vuol dire nello specifico, ma Blender fa tutti questi calcoli, è in grado di farlo. Ringraziamo gli sviluppatori che hanno progettato tutte queste cose meravigliose nel software, anche se sono, ripeto, un po' complicate. Però ci stanno ed è giusto conoscerle. Questa formula va bene per materiali che hanno una certa flessibilità, come la pelle e la gomma, ad esempio, che li abbiamo in Blender, rubber e leather. Poi c'è l'altra formula, che è la formula tensione meccanica, che viene calcolata in questo modo. T uguale F diviso per A. Allora, T è la tensione del tessuto, in questo caso il cotone, F è la forza e A è l'area completa della nostra sfera sulla quale andrà ad agire la forza.
Vediamo cosa succede se io modifico la tensione, il parametro che adesso è impostato di default su 15. Quindi vediamo come si comporta il tessuto su 15. Proviamo a mettere 1 e vediamo già che il tessuto si comporta in modo strano, non è bello da vedersi, si accartoccia tutto su se stesso perché ha poca tensione. Ora provo a inserire 50. Sì, comincia a vedersi qualcosino, però non tanto. Faccio un'altra prova. 90. Fate delle prove, variate il parametro. Non si vede molto in questo caso, anche perché l'animazione è quella che è, insomma, l'ho impostata sul cotone, quindi la tensione del cotone è particolare. Compression. Compressione del soggetto, del materiale sulla nostra sfera, quanto deve resistere il nostro tessuto alla compressione dovuta ad un'altra forza esercitata su di esso. È una forza esercitata su una certa unità di superficie, quindi ci sono dei calcoli preimpostati in Blender. Può essere calcolata con due formule, una che è quella di Hooke che vi ho fatto vedere prima, che ne determina anche lo stress e il modo in cui si deve comportare, ma anche con il modulo di elasticità di Young. Adesso non vi scrivo la formula, se volete per curiosità andate a cercarla su internet. Colgo l'occasione per ricordare che questo è il secondo tutorial su Clove Simulation. Metterò nella descrizione del video il link al precedente, così potete andare a reperire facilmente anche tutte le notizie che avevo dato nel primo tutorial. Ripeto, sono dati che difficilmente io vado a ritoccare, però facciamo delle prove. Se io inserisco ad esempio 0,2, vediamo che di compressione ne ha veramente ben poca. Vogliamo esagerare, inserirla a 200? Sì, reagisce già meglio. Ecco, vediamo come cambiano i parametri. Fate delle prove anche voi e andate a sperimentare. Di default è su 15 e per il momento lasciamolo così. Lo shear, che cos'è? Lo shear è la distorsione, cioè quanto deve resistere il materiale alla distorsione. Blender riesce a calcolare anche questo e di default per il materiale cotone è impostato a 5,0. Se cambiate i materiali, cambieranno anche i setting, questo l'avevo già detto prima. Ora faccio una prova, lo metto a 0,5, vedete come si piega in malo modo, non è bello da vedere. Proviamo con un 60 e già si vede un cambiamento. Ora provo con 150, voglio sforzarlo un po' di più, farò delle prove a 200. Insomma, magari sono cambiamenti che non si vedono proprio nell'immediato, bisogna fare delle prove e magari ci vuole un po' per riuscire ad impostare la scena come la vogliamo noi, per questo è meglio lasciare così com'è. Non l'ho detto prima, ma voglio dirlo ora. Vedete quei puntini accanto a tutti questi setting? Significano che possono essere animati. Ogni proprietà può essere animata, cliccando su quel pallino cambia anche il simbolo e si può utilizzare nell'animazione. Questo lo vedremo in fase di esercitazione. Quindi animate property vuol dire che possono essere tutti cambiati da un keyframe all'altro, quindi valori che possono essere aumentati o diminuiti in base alla nostra animazione. Ma ripeto, lo vedremo in fase di esercitazione finale di tutti i nostri tutorial. Il bending è la flessione. Il bending è quanto il materiale deve resistere alla flessione nella nostra animazione. Facciamo delle prove, di default è impostato 0,5. Provo a mettere un 0,010, giusto per avere un'idea, per capire, non mi cambia molto, spostiamolo a 100. Vedete che effetto che fa, come vibra? Ecco, questo è un dato che se cambiato dà un certo effetto in scena. Anche voi divertitevi ad andare ad aumentarlo. Logicamente, anche in questo caso, non lo ritocco quasi mai.
In ultimo, per questo tutorial abbiamo la sezione di damping, dove troviamo gli stessi setting di stiffness, quindi tensione, compressione, distorsione e flessione, ma ha un significato diverso. Damping vuol dire smorzamento e lo smorzamento di un tessuto è un parametro che indica la capacità del tessuto di dissipare energia durante le oscillazioni. È una cosa molto tecnica, io non ho ripreso la formula e quindi non ve la scrivo, però Blender riesce a calcolare quindi quanta energia riesce ad emanare nel suo movimento durante la simulazione. Potete vedere questa palla che cade ed immaginare che oltre alla distorsione, alla flessione, alla tensione, alla compressione, Blender calcola anche lo smorzamento dell'energia che provoca andando ad impattare su un'altra superficie. Anche questi parametri sono inseriti di default in base al materiale che abbiamo scelto per il nostro oggetto in scena. Andiamo a vedere cosa succede se cambio i parametri, faccio dei test. In questo caso non va oltre al 50, quindi voi potrete cercare di inserire dei valori più alti, ma da quello preimpostato non andrà oltre il 50, quindi è determinato un limite per il damping in Blender, proprio per tutta una serie di calcoli che lui deve fare. Vediamo cosa succede se io cambio la compressione. In questo caso non sono dei cambiamenti tanto significativi. Fate dei test e provate per vedere come reagisce la sfera a contatto con il nostro plane. Faccio una prova, ora se io scrivo 0,010 per il blending si vede un cambiamento in scena, ovviamente non mi piace, quindi per quello sono dati che è meglio non ritoccare. Vediamo cosa succede se inserisco 50, si accartoccia in questo modo strano. Ci siamo divertiti. Fa questo effetto se lo metto a 300, in questo caso è un dato che può essere aumentato oltre 50, però capite anche voi che questo non ha assolutamente senso, però ho voluto farvelo vedere nel tutorial per farvi capire meglio come funziona. Lasciamolo così com'è, è meglio. Ovviamente anche per il damping, questi sono tutti parametri che possono essere animati, come ho fatto vedere prima. Io vi ringrazio di aver visto questo tutorial, se vi è piaciuto mettete un like, se avete delle domande scrivetele nei commenti e se siete nuovi a guardare questo video iscrivetevi al mio canale YouTube Milena 3D Art perché ce ne saranno degli altri. Attivate la campanellina delle notifiche in alto a destra.